state con la madre di Antonino? Buonasera. Ciao. Ma la commentatrice stasera? No, per il microfono. Stamattina ti stavo scrivendo. Ho parlato da vedere meglio. Thank you.
Buon pomeriggio. Alza il volume. Prova. Vai, vai, prova, prova, prova. Alza il volume. Prova, prova. Vai, vai. Prova, prova.
Buon pomeriggio amici della Pallamano Fasanese, non solo, benvenuti a questo appuntamento valido per la 28esima giornata di campionato. In campo l'Acque Sapone Junior Fasano e la Polisportiva Santarelli Cingoli. Qui al mio fianco quest'oggi in postazione di commento c'è Paolo De Santis. Buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio a te Antonio, un saluto a tutti gli amici della Pallamano Fasanese e non. Allora, si preannuncia un incontro interessante, la Junior che punta a vincere per guadagnare il posizionamento più alto possibile della classifica, un piazzamento anche importante in ottica europea. La Santarelli Cingoli che è un po' all'ultima spiaggia per la corsa salvezza, quindi sicuramente c'è tanta carne al fuoco in questo incontro, un match che sarà tutto da vivere. Dirigendo l'incontro i signori di Domenica e Fornasier, l'Acque Sapone Junior Fasano che scenderà in campo con Fovio, Vinci e Siviglia, i tre portieri, Angeloni e Angiolini, i fratelli De Angelis, Emiliano Franceschetti, Davide Notarangelo, Albin Jürstam, Marco Pignatelli, Davide Pugliese, Alessandro Savigno, Leonardo Boggia, Gianco Bearic, Flavio Messina, risponde il Cingoli con Colleluori, Gentilozzi, due portieri, Ivan Antic, Ciattaglia, Cirilli, Evangelisti, Garroni, Iaziri, Ladakis, Latini, Mangoni, Rotaru, Tobaldi, Strappini. Paolo, che gara sarà questa? Ma sicuramente una gara bella e intensa, perché comunque la Junior deve legittimare quanto di buono fatto a Sassari e sicuramente serviranno punti per avere un il miglior piazzamento possibile in classifica, mentre il Cingoli ha bisogno di punti salvezza, quindi sicuramente venderà cara la pelle. È tutto pronto qui per iniziare, inizia in questo momento il match. Acque Sapone in maglia giallo flu, maglia che ha portato fortuna nella serie di vittorie, quelle in pieno inverno che hanno rilanciato la Junior dopo una partenza propriamente efficace, e che attacca subito con Pignatelli, Angiolini, Jürstam, Notarangelo, Pugliese, Franceschetti sulla linea dei 6 metri, tra i pali Vito Fovio, risponde il Cingoli con Colleluori, Garroni, Antic, Ladakis, Strappini, poi ci sono anche Cirilli e infine Mangoni. Ora Angiolini, ottima la finta, poi ottimo anche l'intervento di Colleluori che è rimasto col braccio alzato e ha murato bene. Sì, sì, bella parata di Colleruoli che è un ottimo portiere, un giovane che ha fatto anche esperienza all'estero, però Filippo sicuramente poteva concludere meglio questa situazione a tu per tu. Sì, è stato ottimo il movimento a evitare l'intervento difensivo, poi non è stato lucido al momento della conclusione con Colleruoli che aveva guadagnato quei due metri in avanti murandoli e chiudendo lo specchio. Ora dall'altra parte c'è il primo attacco del Cingoli con Ivan Antic che è contrastato da Franceschetti, poi palla alla Dakis che finge il passaggio al pivot, poi subisce il fallo. C'era stato anche il cambio in attacco con Cirilli che ha lasciato il posto a Rotaru. Vediamo in questo momento proprio Rotaru in azione. C'è anche il braccio alzato del passivo, entra tra le maglie e c'è la prima rete dell'incontro siglata proprio da Rotaru. Con Angiolini che lamenta forse un intervento falloso del pivot a fare le spazio. No, forse Rotaru quando è andato a incrociare per Mangoni ha trattenuto leggermente Filippo che non è riuscito ad uscire dalla marcatura difensiva per chiudere sull'ala che aveva incrociato. Tra l'altro nella sfida di oggi c'è anche un po' la sfida nella sfida, ci sono Jürstam con 177 reti e Antic con 169 che sono tra i migliori realizzatori del campionato. Vediamo proprio in azione Jürstam che conclude quasi perfettamente eludendo l'intervento della difesa e anche del portiere, poi si stampa sulla parte alta della traversa, quindi possesso palla nuovamente per il Cingoli che ora rischia di perdere palla con la Dakis che forse commette palla in attacco, e così bravo Franceschetti a posizionarsi e invitare anche gli arbitri a fischiare questo fallo in attacco. Notarangelo dall'altra parte, Jürstam, Franceschetti che si è rialzato dopo l'intervento appena raccontato. Notarangelo, Jürstam, Angiolini, Jürstam, Notarangelo, ancora manovrano i tre al centro dell'attacco della Junior. Ora taglia Marco Pignatelli, ma c'è ancora Jürstam che riesce, cioè prova a servire Notarangelo, però Antic ruba palla, poi ci commette fallo di doppia e il pallone che finisce addirittura fuori dalla palestra. Viene fermato anche il cronometro.
riprende il gioco. All'andata finì 25-24 per la Junior, con la Junior che era anche più 3. Poi c'era stata la rimonta nei minuti finali del Cingoli, poi la rete finale di Yersam che condannò alla sconfitta casalinga la formazione marchigiana, che ora difende con Angiolini, che serve notare Angelo, scarica per Pugliese, non ha lo spazio per entrare, quindi riparte da dietro, poi Angiolini, prima finta, si alza, tira, spiazza anche col tocco del muro. Ottima conclusione di Filippo, che con un bello spostamento laterale ha eluso il muro e poi ha incrociato il tiro, eludendo anche il portiere del Cingoli. Anche Angiolini in forma, 7 reti a Sassari, uno in meno di Notarangelo. Due giovani che stanno dando contributo importante. Ora è Antic che però riesce a tirare da 9 metri quasi e a piegare la resistenza. Poi Angiolini fa tutto da solo, incrocia bene col piede, con le ruori, distinto, ferma il pallone e ora riparte il Cingoli, ancora con Antic che prova a servire il pivot. Slappini subisce l'intervento falloso, Rotaro dall'altra parte, la scambia con Mangoni, poi Ladakis, Antic, Ladakis, Garroni, Ladakis, Antic, Rotaru commette forti frazioni di passi, ma c'è anche l'infisco per un intervento falloso della difesa della Junior. Antic riceve da Strappini, Rotaru, Ladakis, Antic, esce Strappini, Antic, Rotaru, con un pizzico di fortuna trova la terza rete del Cingoli. Abbastanza travolgente questo inizio di gara di Rotaru, che anche forse con qualche giocata sporca riesce a trovare il varco giusto. Sì, sì, anche sotto fallo adesso abbiamo visto come si è divincolato bene dalla marcatura di Filippo Angiolini ed è riuscito a concludere anche con un po' di fortuna del palo, ha battuto il buon Vito Foglio. Ora nuovamente in attacco la Junior con Angiolini, Pugliese lascia Notarangelo che si va a posizionare il pivot a posto di Franceschetti, che a sua volta era uscito, ora rientra anche Franceschetti. Angiolini, c'è il blocco di Notarangelo, almeno questo hanno fischiato i direttori di gara. Un'ingenuità di Davide Notarangelo, sì, che ha trattenuto un molto po' evidente, sì, diciamo, la maglietta del difensore. Ora ottima la parata di Fovio sulla Dakis, poi Garroni è stato lasciato un po' indisturbato sulla respinta. Pugliese era partito un po' troppo presto. Sì, Pugliese era partito e Davide Notarangelo non è stato così repentino nella chiusura sull'ala. Dunque, un buon avvio di gara per la formazione ospite, che conduce di 3 lunghezze dopo 6 minuti e mezzo. Angiolini, Franceschetti, Yersam. Angiolini, serve Pignatelli che colpisce la traversa tentando il pallonetto su Colleluori. Deve un po' sistemare il mirino la Junior in questi primi minuti. Antic, Ladakis, ancora Rotaru, prova a entrare, ora c'è il giallo per Angiolini. E Strappini sul punto di battuta sulla linea dei 9 metri. La dà Rotaru, Ladakis, Antic, Ladakis, Rotaru, incrociano Antic, Ladakis, poi Franceschetti si appende un po', poi palla al numero 10 Mangoni dall'ala, ancora una volta efficace la seconda rete consecutiva dall'ala per il Cingoli. Non è un avvio ottimale questo, Paolo, per la Juve? No, sicuramente un parsello di 5-1 dopo 7 minuti e mezzo non è bello da vedere, però il Cingoli sta meritando questo vantaggio perché comunque sa muovere bene la palla in attacco e anche con un po' di fortuna riesce a difendere, anche se adesso la fortuna c'entra poco perché gli abbiamo regalato questo pallone. Sì, diciamo che almeno il secondo regalo da parte della formazione bianca-azzurra. Poi Ladakis ora proprio a un'autostrada, se uno sembra, c'è il time out chiamato da Francesco Ancona,
Sembra un po' di rivedere l'avvio di Sassari con il 7-1 di parziale iniziale a favore della formazione. Speriamo sarda, che sia di buon auspicio. Sì, ovviamente vediamo che prosegue nella stessa maniera per la Junior. Sì, dobbiamo sicuramente registrare un attimo la difesa perché ci sono troppi spazi tra i nostri difensori, mentre in attacco comunque abbiamo fatto delle conclusioni abbastanza pulite, però è stato bravo sia il portiere, anche qualche volta sfortunati con i pali e traverse. Sì, anche se un paio di palle perse sì, in attacco, un paio di palle perse sicuramente erano da evitare, anche perché dell'economia della partita diventano pesanti. Sì, anche se come hai detto tu giustamente all'inizio del tuo commento, fa più testo il fatto che le maglie della difesa non siano propriamente strette come la Junior è abituata a far vedere. Sì, quest'anno abbiamo, cioè da quando si è passati alla difesa 6-0 abbiamo visto sempre delle ottime difese in quasi tutte le partite, e sicuramente adesso mister Ancona avrà dato i giusti consigli ai nostri giocatori. Si riparte con gli stessi uomini. Angiolini, Jörnstam, Notarangelo, Angiolini, Jörnstam, Pignatelli, Notarangelo, lascia a Jörnstam e poi Jörnstam finge la conclusione da un lato, poi da sotto e poi batte la sopra, si scuote anche Jörnstam. La Dakis all'altra parte, riparte velocemente il Cingoli, ovviamente ha tutto l'interesse nel continuare con i ritmi imposti nei primi minuti. Sembra di vedere anche adesso un po' di più di aggressività da parte della nostra difesa, specialmente sui secondi, con Filippo Angelini che adesso è uscito abbastanza in anticipo su Rotaru per limitare la sua forza dirompente che abbiamo visto in questi primi minuti. La Dakis d'altra parte trova la parata di Vito Foglio col piede. Angiolini va da solo, entra da solo, poi il pallone è bellissimo, anche questa giocata di Angiolini con personalità, sta crescendo anche sotto questo punto di vista l'atleta. sì, intanto una piccola dormita difensiva sulla ripartenza, sì, veloce. Però parlavamo di Filippo, è migliorato tantissimo quest'anno con le sue prestazioni sia in attacco che in difesa. Sì, ora diciamo nel cambio attacco-difesa c'è stato un po' una dormita perché della Junior è andata ad attaccare da quel lato proprio. Sì, Filippo stava ancora rientrando e Marco Pignatelli, trovandosi col 2 contro 1, non è riuscito a interrompere l'azione di rimessa veloce del Cingoli. Sì, occorreva stringere subito dall'altro lato, diciamo. Io restavo dall'altra parte, non trova la porta, forse c'è il muro di Antic che ammette anche di aver toccato. Infatti, bel gesto di fair play non notato evidentemente dagli arbitri. Poi c'è il fallo in attacco di Strappini, forse che hanno voluto restituire, diciamo di sì, il possesso palla alla Junior, anche perché era stato veramente molto sportivo Antic nell'ammettere il tocco da Pignatelli. All'altra parte poi prende in pieno il portiere, poi Franceschetti anche sbaglia sulla respinta. Coleruori ha bravissimo dimostrato di essere, dopo la pallonata in faccia di Marco Pignatelli, si è subito rimesso in posizione ed è riuscito a parare il tiro abbastanza angolato anche di Franceschetti, anche lui reduce da ottime prestazioni. Sì, assolutamente, fu il miglior realizzatore a Merano nella sconfitta di sabato scorso. Antic dall'altra parte, Rotaru, Ladakis, Rotaru, c'è il giallo per Notarangelo, giusta l'ammonizione. Sì, ma ha rischiato anche qualcosina in più da un certo punto di vista, se fosse stato più verso il tiro avrebbe forse, sì, ha strattonato un po' quando il giocatore era già uscito dalla figura del difensore, quindi ammonizione più che giusta. Sì, Antic, Ladakis, Antic, c'è il braccio del passivo che si alza. Antic riesce a servire Strappini, poi lo accompagna a terra. 2 minuti è sicuramente, penso che ci saranno meno. 2 minuti per Beharevic. Diciamo l'esperienza di Beharevic è un po' strano vedere questo, forse è stato anche un po' trascinato a terra da Strappini, è stato un po' trascinato, lo doveva sicuramente lasciare, però
diciamo che in queste situazioni si cerca sempre di fermare l'attaccante con le buone o con le cattive maniere. C'è il duello Antic contro Fovio, la tocca Fovio ma non è sufficiente, rete numero 8 per il Cingoli, si torna sul più 5 dopo un mini back della Juve che aveva accorciato leggermente e ora attaccherà anche con un uomo in meno, o meglio con la porta vuota, perché in attacco si è rimasti comunque. Sì, giochiamo sempre con l'extra player in inferiorità numerica. Anche a Sassari ha avuto un buon impatto questa tattica di mister Ancona, anche con due uomini in meno. Sì, sì. C'è da dire pure che ha sbagliato un po' di conclusioni porta libera. Ora bravissimo Filippo, fortuna, bravissimo. Sì, bravura e fortuna, sì. Trova Filippo che ha lasciato il pallone dietro la schiena ed è stato raccolto da Emiliano. 4-8 il punteggio al 13° minuto. Ladakis, Antic, Rotaru prova a servire Strappini, poi in qualche maniera riesce a tenere possesso palla il Cingoli. Antic ora rischia ancora qualcosa, ora col piede vistosissimo l'intervento e può ripartire la Juventus con Angiolini che fa tutto da solo dopo aver finto il passaggio a Pulice. Si sente molto in forma evidentemente stasera Filippo, sicuramente fino a questo momento il migliore dei biancazzurri. Sì. C'è anche il giallo ad Antic per il tentativo di fallo. Certamente in questi casi si dà anche la scusa temporanea, però diciamo è giusto anche sì, dare sì. Anche tenere, perché non era vistoso, non è stata rischiosa diciamo per l'attaccante, no. Guarda dall'altra parte, bravo il movimento di bello il movimento di Strappini, anche un ottimo assist sì. Del centrale del Cingoli. Però è stata ravvisata la trattenuta sul pivot Cingolano. Qui c'è da dire che al momento del tiro era completamente era libero, quindi sì. Non ci sono state neanche proteste in questo senso, perché effettivamente non ha avuto ostacoli. Fovio si è fatto trovare pronto. Ora Jerstam lascia Franceschetti, Notarangelo, Angiolini, Jerstam, il tocco del muro anche di Colleluori. Ladakis, Antic col piede, Notarangelo, però non è ovviamente volontario l'intervento lì, ha palleggiato praticamente sul piede. Antic, Ladakis, Rotaru, Antic, Garroni, Ladakis. Nel frattempo abbiamo recuperato la parità numerica con un parziale 2-0. Ora c'è il piede di Antic, ora scarica Angiolini per Pugliese che però c'entra in pieno la figura già posizionata di Colleluori, era già fermo. Ladakis dall'altra parte, qui secondo me era invasione, prova l'invasione. Diciamo secondo me Vito a protestare, perché era abbastanza evidente l'invasione di Ladakis. Sì, probabilmente c'era un fallo al momento del tiro, però una volta che poi si è trovato su quella palla lì c'è l'invasione tutta la vita, non esiste la regola del vantaggio in questo senso. Sì. Ha tirato comunque col braccio libero, quindi diciamo che il fallo secondo me non c'era, era molto precedente. A prescindere da tutto ciò, una volta che il giocatore ha tirato, se viene fatta continuare l'azione, andava fischiata sicuramente l'invasione. Tra l'altro un'azione molto simile a Sassari, con c'è anche una foto che lo testimonia, entrambi i piedi ampiamente nell'area, sì, del gol pivot assegnato. Ogni tanto ora qui ancora Filippo un errore forzato un po', comunque col muro piazzato doveva cercare di scaricare il pallone. Guarda, pare giochi meglio in inferiorità numerica la Junior visto il parziale di prima, e ora questa palla regalata diciamo in una certa maniera al Cingoli, anche se il gol di prima era chiaramente da annullare. Comunque aprendo una piccola parentesi, c'è anche da fare i complimenti agli arbitri quando antezza l'altra parte, Strappini al libero di tirare da 6 metri, si torna sul più 5, 10-5 il punteggio nell'ultimo match casalingo contro il Bressanone. All'ultimo secondo è stato fischiato praticamente un fallo in invasione ai danni del Bressanone, che sembrava veramente difficile di dare, invece poi rivedendo i replay è stato bravissimo l'arbitro a notare l'invasione sulla volante di Cucciura. Mentre tornando in cronaca c'è Pugliese, Jerstam, Angiolini,
lascia Pugliese che incrocia, trova il muro di Ladakis. Notarangelo, Jönsson riesce a servire Franceschetti, ancora bravo con le ruote, bellissimo l'assist di Albin Jönsson per Emiliano Franceschetti, che questa volta non ha sbagliato a tu per tu col portiere. Tanta parte Garroni, ancora diciamo che con il pallone traverso è più fortunato il Cingoli, anche se era stato bravo Garroni a entrare in sì maniera... sì, comunque Davide Notarangelo aveva chiuso quanto più possibile. Mentre c'è il cronometro fermo per asciugare il parquet, probabilmente. Intanto... dà l'impressione di rientrare la Junior, poi riprende il largo il Cingoli, che sta mostrando efficacia dal punto di vista offensivo. Sì, sì, già 11 reti dopo 17 minuti, non sono poche. Intanto Jönsson, abbiamo visto che nel frattempo che veniva asciugato il parquet, ha cercato di organizzare già al meglio l'attacco. Jönsson, Angiolini. Va a posizionarsi Notarangelo, anche se ognare 6 metri. Angiolini palleggia, però c'è la difesa in aria vistosissima, sì, effettivamente. Che anche il giallo per il numero 33 Cirilli. Sì. Diciamo che in attacco la Junior si sta affidando molto ad Angiolini, l'unico che sembra reggere bene la difesa avversario. Intanto ottima conclusione a rete di Albin Jönsson. Ladakis, Antic, Rotaru, c'è il fallo subito da Mangoni, non ha proprio il fisico dell'ala Mangoni, però si è dimostrato efficace quando chiamato in causa. Sì, sì, anche nelle stagioni passate quando abbiamo incontrato il Cingoli ha fatto sempre il suo dovere. Sì, no, un ottimo atleta Antic. Ladakis, qua c'è il fallo, sì, il fallo di Notarangelo che ha spinto il momento della conclusione. L'atleta greco, ci sono subito le scuse di Notarangelo. Sono sempre un po' pericolosi questi interventi difensivi quando il giocatore sì, è nella massima elevazione. Se, secondo me il giocatore avversario sì. Si è lasciato un attimo andare. Sì, ovviamente. Però, diciamo che quando uno, infatti, non è molto consentita, diciamo, come tecnica difensiva, si può incorrere anche in esclusioni temporanee se viene spinto un giocatore in volo. C'è da dire sì che un atleta comunque strutturato come Ladakis non cade così facilmente a te. Ladakis, Antic, Rotaru, ancora Mangoni che finge, poi riesce a trovare uno spazio. Un'ottima conclusione d'angolo zero di Mangoni, che da un angolo veramente strettissimo è riuscito, schiacciando il pallone, a metterlo alle spalle di Vito Foglio. Sette 12, nuovamente più 5 a favore del Cingoli. Notarangelo, Jönsson, Franceschetti, Angiolini, Notarangelo che prova un po' a forzare l'ingresso tra le maglie della difesa del Cingoli. Angiolini, dall'altra parte Jönsson, finta di corpo, poi palla per Pignatelli che cerca più la potenza e la precisione ma non trova la porta. Antic, Ladakis, Rotaru, Ladakis dall'altra parte, trova invece lo spazio ed è massimo vantaggio Cingoli. Intanto è entrato Tommaso De Angelis al posto di Marco Pignatelli, che è stato ipnotizzato 3 volte dal... Sì, 0 su 3, a differenza delle ali, diciamo, del Cingoli, che hanno fatto praticamente 4 su 4, 3 su 3. Jönsson,
Angiolini ancora una volta efficace, non bello da vedere in questa fase, però comunque quello che conta. Una conclusione comunque non semplice, andando, saltando verso l'esterno da una posizione abbastanza defilata. Stato qui buona la difesa di posizione di grandissimo il brandier di Notarangelo, non era però facile da agguantare, però la linea di passaggio era tanto ottimale. Ora Garroni, poi Pugliese, questa volta forse un po' forzati, diciamo un po' eccessivo questo, sì, questa esclusione per Davide Pugliese. Un po' è stato eccessivo nel movimento in quella zona di campo, però sicuramente è caduto troppo facilmente a terra Garroni. Guarda, secondo me il fallo ci poteva anche stare, anche se il pallone era, sì, comunque in gioco sempre nelle mani del Cingoli, però sì, l'esclusione è sicuramente temporanea, troppo, mi sembra un po' eccessiva. Quindi nuova inferiorità numerica per la Junior. Cirilli, Antic, serve dall'altra parte Mangoni, Antic poi riesce a servire Strappini, poi c'è l'invasione di Strappini con Bearic che resta a terra per un colpo al volto con la caduta di Strappini che lo ha travolto, e non è un giocatore che facilmente si lamenta, anche Bearic, quindi no sicuramente avrà preso un colpo, però dalla dinamica dell'azione mi è sembrato abbastanza importante. Sì, sicuramente era di spalle. Ora Alessandro De Angelis anche in campo. Notarangio, Alessandro De Angelis che serve Jürgen. Notarangio, un po' di confusione forse in questa attacco della Junior. Ora prova a mettere ordine Notarangio forzando la conclusione, cioè il tocco dei Strappini. C'è da dire pure che non c'era più molto da poter fare, no, questo attacco. No, sicuramente non è stata preparata bene questa azione in inferiorità numerica, anche se giochiamo con l'extra player. Allora, una grandissima rete di Jelstam, una grandissima rete. Missile terra-aria, è partito. Andata a finire nell'angolo alto. Bellissima veramente. Ora c'è Flavio Messina anche in difesa al posto di Angiolini. Che sempre forse avrà preso una botta. Sì. Uomo in meno, ricordiamo, per la Juve con Garroni che subito ha spazio. Questa volta, mentre nella precedente azione in superiorità numerica il Cingoli ha faticato a concludere, questa volta subito con un paio di passaggi sono arrivati alla, sì, conclusione pulita dall'alto. Uno scalare molto rapido ed efficace con la Junior che non ha scalato altrettanto forse bene in fase difensiva. Un po' sulle gambe Jürgen, Alessandro De Angelis, Franceschetti, Jürgen, Angiolini, uno contro uno, subisce l'intervento di Ladakis e ora Franceschetti rimette in gioco Alessandro De Angelis, Jürgen, Angiolini, bravissimo Angiolini, bravissimo anche con le luore. Antic riparte d'altra parte. Ci poteva anche stare il pallonetto, ma doveva essere eseguito in maniera, sì, più efficace sicuramente. Ladakis, Antic, Garroni, Ladakis, Antic, poi in qualche maniera conserva il possesso palla il Cingoli, con Antic va al tiro, il muro di Bearic, ma la palla che termina ugualmente in rete. Anche Angeloni ora che si appresta a entrare in attacco al posto di Angiolini. Mischia le carte Cicciancona. Sì, sicuramente dopo le ultime due fatiche e i lunghi viaggi che hanno dovuto affrontare i ragazzi, sta cercando di amministrare un po' le forze di tutto il roster a disposizione. Angeloni, De Angelis, Jürgen, ancora Angeloni, scambia con Jürgen che fa tutto da solo e fa bene. Decima rete della Junior, a pensare però sono le 15 subite finora in questi primi 25 minuti di match. Ladakis, Rotaru, ora manca un po' di precisione, c'è Palazzi pronto al time out.
il primo dell'incontro per lui. E ci sentiamo fra qualche secondo dopo un breve spot. Si torna in diretta qua, 24 minuti e 59 secondi. Il cronometro fa vedere questo. Quindi 5 minuti al termine della prima frazione, nei secondi non collegati. C'è da registrare il giallo ad Angelo Di Carlo per proteste probabilmente da parte dei due arbitri. Non sappiamo sinceramente a quale episodio si potesse riferire, forse una protesta precedente. Hanno aspettato il time out per poter dare questo giallo, anche se è un po' anomalo. Sì, di solito si ammonisce in diretta, non in differita come hanno fatto adesso. O probabilmente c'è stata qualche parolina che di qua non abbiamo potuto percepire. La Dakis scambia con Rotaru. Praticamente mentre adesso in difesa Angeloni ha preso il posto al terzo difensore, se scambiandosi con Bearevic. È subito efficace Bearevic. Poi Jörs andato a colpire, però forse era stato contrastato dal ritorno di Rotaru. Antic, ancora Rotaru. Ora c'è il 7 metri per difesa in area di Jörs, che pensava più al fallo in attacco. Evidentemente aveva i talloni poggiati sulla linea. Antic contro Fovio, finta e poi la rete di Antic. 16-10 il punteggio, 4 minuti al termine di questo primo tempo. Ben giocato indubbiamente dal Cingoli. Jerstam, Angeloni. C'è da dire che la difesa della Junior era stata efficace in questa circostanza, però con Bearevic soprattutto. Poi nella ripartenza uno sfortunato tocco di piedi di Jerstam e il possesso palla nuovamente a favore del... Sì, diciamo che la Junior sta soffrendo un po', non sulla prima azione diciamo d'attacco, ma su quella che si sviluppa poi in un secondo momento. Jerstam, De Angelis, ripreso il gioco. Tommaso De Angelis, Angeloni, Alessandro De Angelis, ancora Angeloni, Jörstam, De Angelis, Jörstam prova il muro, poi non riesce a toccarla con le luori, quindi è rimessa a favore della Junior. Nota l'angelo, Alessandro De Angelis, Angeloni, Jörstam, ancora Angeloni, ha uno spazio per Franceschetti per il fallo di Strappini, che ammette di aver spinto al momento del tiro il pivot della Junior. C'è però da asciugare il parquet. Cioè dire pochissimi, se la Junior ha cambiato praticamente quasi tutti gli atleti a disposizione sul fronte ospite, a parte il cambio attacco difesa Ciri di Lotaro. Gli altri non hanno proprio visto il parquet, Paolo. No, diciamo che sta giocando con 8 effettivi il Cingoli, mentre la Junior, diciamo che tra i vari cambi sono entrati almeno 10-11 giocatori. Vedremo se questo nell'economia della partita sarà influente o meno. Jörstam, Tommaso De Angelis, la ridà Jörstam, Alessandro De Angelis, c'è il piede di Ladakis nel tentativo di servire Franceschetti. 9 metri, Jörstam, braccio alto del passivo, mamma la botta di Jörstam, poi traversa e schiena di Collelluori.
diciamo che i pali e le traverse hanno sorriso al cingoli con sì. Poi le traiettorie finite comunque alle spalle di Fovio, nella circostanza invece con le Luori è stato più volte baciato, è stato dire, una grande partita, un ottimo tiro di, sì, di Albin, però purtroppo sfortunato nella seconda occasione questa sera. Ci devo dire comunque che vanno fatti complimenti assoluti a Colleruori, un grande giovane portiere. Sì, sì, un bravissimo atleta, di sicura prospettiva. Tanto la parata di Fovio su una conclusione forzata di Rotaru, un po' di stanchezza anche dalle file degli ospiti. Ora Alessandro De Angelis fa tutto bene, veramente tutto bene. Bellissima questa penetrazione, una finta di passaggio. E poi sì, si è incuneato tra i due difensori. Con un tiro quasi no look, tra l'altro, guardando sull'esterno. Antic, Garroni dall'altra parte. Un minuto e mezzo al termine della prima frazione. Attacco per il cingoli, Ladakis. Bisogna cercare di difendere bene adesso per quanto riguarda la Junior Fasano, cercare di andare in attacco, cercare di ridurre il gap fino all'intervallo. La Dakis, Franceschetti si attacca un po' a traporare il palo, finalmente non prende la direzione della rete. Alessandro De Angelis, Angeloni, Jernstam, ottimo servizio a Tommaso De Angelis, che però a sua volta si fa ipnotizzare da Collelori, praticamente dall'ala del 100% quest'oggi, a un 5 su 5. Sì, sta parando veramente molto bene, bene. Molto bene. Sicura, secondo me tra i migliori in campo questa sì, sera. Sì, al momento il migliore in assoluto, sì. Ladakis, Antic, Ladakis, ora Cirilli resta anche in attacco. Però non riesce a trovare la conclusione. 30 secondi al termine. Ora Garroni ostacola in qualche maniera De Angelis, diciamo, però anche un po' l'errore è stato di Beharevic, sì, un po' frettoloso il passaggio di Beharevic. Potevamo sicuramente gestirla meglio questa situazione e non lasciare l'ultimo attacco del primo tempo. Sì, diciamo a Sassari accade un po' l'inverso, con il pallone del più 4 per il Sassari e addirittura un parziale 2-0 da Juno che finì a meno 1 da... Sì, sì, diciamo che lì è cominciata la rimonta della Junior Fasano nei 50 secondi finali, dal meno 4 a passare al meno 3, diciamo che non è una cosa che capita tutti i giorni. Antic riparte con quest'ultimo attacco, 18 secondi al termine della prima frazione. Antic, Ladakis, Rotaru, Garroni viene incontro, Rotaru, Antic, Rotaru, rischia la doppia. 4 secondi al termine, Antic, ora c'era il tiro franco, sarà Antic contro il muro giallo e contro Fovio. Diciamo che sì, da una parte c'è un muro, dall'altra c'è un muretto. Sì, però diciamo il muretto occupa i cartoni pubblicitari, quindi potrebbero anche accomodarsi già negli spogliatoi, diciamo così. Sì. Ora il tocco del muro e poi la fine del primo tempo. 16-11 il parziale, un risultato negativo per la Junior, positivo per il cingoli, che diciamo pure che merita di essere in vantaggio. Forse... Sì, sì, sicuramente, sì, ha difeso abbastanza bene cercando di dare conclusioni più sporche ai giocatori biancazzurri e poi con un ottimo, veramente, con le ruoli, lo ribadiamo, è riuscito a mantenere il gap iniziale di 5 reti formatosi nei primi minuti di gara. Perfetta la tua analisi, ci risentiamo per la cronaca del secondo tempo.
tutto pronto per la ripresa. Sta per iniziare, si riparte dal punteggio di 16-11 a favore del Cingoli, che è anche il primo attacco del secondo tempo. Non ci sono cambiamenti rispetto alla partita iniziale, fatta eccezione per Flavio Messina in difesa al posto di Pugliese. Sicuramente c'era il cambio in attacco con Jörnstam. Dall'altra parte anche tutto praticamente uguale. La Dakis non trova lo specchio della porta, proprio lancia subito Pignatelli, però si conferma inefficace. Questa volta non era neanche da la conclusione, c'è da dire. Intanto subito il gol nel piede del C. Marco Pignatelli, che è arrivato forse un po' troppo sotto al portiere, non è riuscito a concludere a rete. Dall'altra parte invece la Dakis trova lo spazio per superare Fovio sul primo palo, con Franceschetti che non è riuscito a fermarlo. Sicuramente adesso vedremo più inserimenti, più gioco col doppio pivot da parte del Fasano, con Flavio Messina in posizione della destra, mentre Davide Notarangelo riesce in una delle sue penetrazioni a segnare. Sicuramente efficace Mangoni ancora una volta, mentre Marco Pignatelli viene subito sostituito. Entra Tommaso De Angelis, non la prende benissimo, diciamo. Io restiamo dall'altra parte, prova a servire Franceschetti, ora ci sono 2 minuti per Cirilli. Anche se è abbastanza involontaria, però la palla è stata intercettata, sì, col piede. C'è stato lo spostamento del, sì, piede. Sì, sì. Sicuramente non volontario da parte del difensore, sì, marchigiano. Ora, prima superata numerica a favore della Junior, Jörnstam non riesce a servire la Messina, che prova a darla a Franceschetti, che con una mano non la blocca. Sfuma il primo attacco di superata numerica per la Junior. 18-12 più 6, Cingoli che attacca per il massimo vantaggio. Antic, la Dakis. Anche Cingoli gioca con l'extra player in inferiorità numerica. Rotaru, la Dakis. Ora Antic forza la conclusione. Angiolini, c'è una porta libera, però non se ne accorge nessuno. È abbastanza clamorosa questa situazione, che si è arrivati quasi come in rugby alla meta, sì, con la porta libera. Di 13 il punteggio, quel che conta comunque aver tirato e centrato la porta, che resta libera. Con Rotaru che praticamente si è spostato a sinistra nel cambio, sì, attacco seguendo, di difesa, sì, seguendo la linea di cambio, sì, per evitare il cambio lungo. Ora la Dakis, Antic che invece era venuto dall'altra parte, era però incrocio di due. Rotaru subisce il fallo. Strappini, c'è il braccio del passivo che si alza in questo momento. Antic prova lo spazio, ora e Garroni che lascia il posto a Colleluori. Antic nettamente fuori, però è tornato questa volta prima in porta Colleluori. Angiolini dall'altra parte, viene ristabilita la parità numerica, sì. Angiolini, Jörnstam, Notarangelo, Jörnstam, Angiolini, Jörnstam, Notarangelo, Jörnstam,
Angiolini, ottimo lo scarico per Tommaso De Angelis, però non è il varco, c'è anche la cosa fatta, il braccio alzato del passivo Pierstam, prova a trovare lo spazio, poi Angiolini perde palla sul passaggio di Notarangio, troppe palle perse ingenuamente. Sì, sì. Ora Mangoia dall'altra parte perde a sua volta il pallone che gli scappa di mano, forza la Junior, Angiolini trova a servire fra Messia, non si capiscono i due. Un po' la sagra dell'errore questo ultimo minuto, inguardabile. Sì, da tutte le parti. Dopo questo fallo sicuramente si resetteranno un attimo gli animi, abbastanza concitati di questo ultimo minuto di gioco. Come detto, si resetta tutto con Rotaro, Garroni. Rotaro c'ha spazio. Non si accordano Messina e Notarangelo. Un po' troppo piatto, rimasto incollato alla linea dei 6 metri Davide Notarangelo, che ha permesso alla conclusione a botta sicura da parte del giocatore. C'è forse un problema con la sirena. Si è incantato il tasto. Si riparte ora da 5 minuti e 46 secondi. Io lo stavo Angiolini. Io lo stavo Angiolini ha spazio davanti a sé. 14-19. Deve invertire subito l'inerzia in difesa la Junior se vuole ritornare. Sì, se vuole recuperare sicuramente il cambio di passo va fatto in fase difensiva. Antic ben fermato ora da Tommaso De Angelis, strappini. Antic, la Dakis. Antic, la Dakis. Garroni, Rotaru. La Dakis fa tutto da solo. La rete. La Dakis trova spazio troppo facilmente. La porta Angioni e Jolstam. Franceschetti, ottimo il passaggio. 15 lamenta forse il 5 lì, il fatto che la Dakis fosse di terra, però poi si è prontamente rialzato, quindi diciamo che gli arbitri hanno preferito lasciar correre. 7 metri e c'è anche l'esclusione temporanea per Antic, giustissima, perché sì, comunque ha disturbato al momento della conclusione in maniera evidente. Sì, 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 era Filippo era lanciato a rete e il giocatore marchigiano è andato a interporsi tra lui e la porta, diciamo che non è consentito in fase di contropiede, bisogna lasciare stare l'attaccante che sta andando a concludere l'azione. Ora io restano contro con le Luori. Finta e poi rete di Jelstam, meno 4 per la Junior, più 4 per il Cingoli. Ora c'è da asciugare forse qualcosa, non abbiamo capito cosa richiamasse la Dakis, però Rotaro è superiorità numerica, quindi la Junior fa sano. Sì. Vediamo ancora Rotaru. Diciamo che questo sarebbe il momento opportuno per cercare di fare un break in favore della Junior. Sì. Rotaru, la Dakis. Strappini, parata quasi calcistica di Fovio, il tuffo sulla destra. Ai limiti anche il fallo, c'è da dire. Poi però Jorsa non riesce a servire Franceschetti. Una palla buttata. Letteralmente questa poteva essere sicuramente gestita meglio, vista anche la superiorità numerica in attacco. Sì. Strappini infatti vede il 7 metri, cioè si lamenta per il 7 metri non concesso nella circostanza precedente. Rotaru, Radakis, Fovio con la figura riesce a fare, poi Fovio ci prova direttamente lui ed è ancora Mangoni, anche per lui grande prestazione quest'oggi, a prescindere sì, da questo recupero.
ottimo recupero e anche ottima prestazione dall'inizio della partita, non ha sbagliato praticamente niente. Pierstam, De Angelis, Fraio Messina, Alessandro De Angelis, Pierstam, ottimo il servizio per Franceschetti, strepitoso ancora una volta con Lelori che ha un tempo di reazione nel rialzare la gamba veramente bellissimo. Notevole questa parata, a chiudergli lo specchio alzando la gamba all'ultimo momento. Sì, diciamo qui bisogna tirarla proprio vicinissimo al piede d'appoggio, però avendo tutti e due i piedi per terra in quel momento non era facile dominare dove tirare, no? La teoria è sempre sì, più no, rispetto no, alla ma pratica. Ma era anche per dire che il fatto che abbia alzato all'ultimo momento, ora c'è la direzione corretta, degli arbitri che hanno sentito. Bearic infatti poi ammette insieme a Franceschetti questa deviazione. Non erano stati altrettanto lesti nell'individuare nel corso del primo tempo. Antic, Ladakis, Rotaru, Garroni, braccio del passivo alzato. Ladakis, Antic, forse c'era anche sì, una doppia da parte dell'attaccante del Cingoli. Diciamo che non ha sfruttato bene questa doppia superiore domenica in fase. Allora Antic non coglie lo specchio della porta, va sull'esterno, può attaccare la Junior, Angiolini che fa la scelta sbagliata perché aveva di fronte a sé libero Franceschetti, prova a servire invece Tommaso De Angelis. Non si segna da 3 minuti circa. Sì, in questa situazione è stato bravo Antic a capire in anticipo le intenzioni dell'attaccante fasanese. Ladakis, Strappini, Rotaru, Antic, Ladakis, Rotaru. Intervento fallo. Comunque stiamo vedendo negli ultimi minuti una difesa molto più aggressiva rispetto a quella vista nel primo tempo da parte della Junior, che sta mettendo un po' più in difficoltà l'attacco marchigiano. Però c'è da dire, non si riesce a trovare in attacco la stessa lucidità. Sì, dobbiamo cercare di trasformare sia le azioni veloci che l'attacco schierato con più intelligenza anche forse. Sì. De Angelis, Alessandro, Jorstam, Angiolini. Jorstam va anche in tutte le azioni. Messina le prende tutte con le lori, veramente bravissimo, strepitoso. Ci mette proprio la Junior. In serata sì, di grazia. È troppo poco. Veramente eccezionale, di grazia, un'altra doppia parata dopo quella vista nel primo tempo, veramente un'ottima prestazione la sua stasera. Antic, Ladakis, Garroni. E ora il palo, continuano. Minuti dentro Angiolini, probabilmente fatto male. Pippo Angiolini cambia con Notarangelo. Vediamo cosa è successo, perché alla mente forse uno stiramento. Angiolini o semplice stanchezza, vediamo. Diciamo che adesso forse mister Ancona sta provando un attacco a brevi linee, quindi più veloce, cercando di mettere in difficoltà la difesa partigiana, questa volta anche con un po' di fortuna. Che forse solo con un autogol poteva sbloccarsi la maledizione o la benedizione, secondo i punti di vista di Collelori, veramente eccezionale, lo ribadiamo. La Junior è risalita, diciamo, a meno 3. La cosa più positiva di questi ultimi minuti è che la difesa sta reggendo notevolmente rispetto a quella sì, vista nel primo tempo. Mentre la Dakis fa notare che il pallone è bagnato, quindi però non so se si avvisa, infatti c'è il braccio alzato del passivo a punire quasi questa richiesta non propriamente corretta. Ora Fabio decide della situazione, ora c'è il fallo di Bearic che spinge la Dakis e ora sì, si ferma il cronometro dopo un impasse di qualche secondo. Dove arrivò?
ancora con interruzione quindi per il parquet umido come di consueto quando c'è Scirocco qui a Fasano, è un po' una tradizione. Vedremo se lo stesso accadrà nel nuovo palazzetto che vediamo quasi in fase di conclusionalizzazione dalle finestre qui dell'attuale palestra Zizzi. Paolo, tornare a giocare giusto per calcare il parquet del nuovo palazzetto oppure diciamo, è chiusa l'esperienza? Spero di tornare a giocare, ma non solo per avere questo onore di giocare nel nuovo palazzetto. Rotaru, Antic riesce a eludere l'intervento di Notarangio, poi Mangoni come sempre veramente bravo. Ha una visione di gioco al momento dell'elevazione importante. Sì, no, un'ottima conclusione, quelle che abbiamo visto anche precedentemente sono state dello stesso calibro, quindi tanto di cappello a questo giocatore. Franco Messina, altra parte, Alessandro De Angelis, Franceschetti, Jörstam, Notarangelo, poi non trova lo spazio, buono anche la difesa di Cirilli dall'altra parte, Jörstam, Alessandro De Angelis, Notarangelo, ancora Alessandro De Angelis, cioè faccio il passivo alzato, poi forza la conclusione Alessandro De Angelis con le lori ovviamente a vita facile. E ora può nuovamente attaccare il cingoli. Rotaru, Ladakis, Antic. Ora si predice nuovamente il cambio lungo, Rotaru che è tornato a giocare sulla destra dell'attacco del sì, sicuramente Mister si è visto che l'attacco così come composto nel secondo tempo non riusciva a dare gli stessi effetti visti nel primo, quindi ha deciso di optare piuttosto per un cambio lungo e rischiare qualcosina di più sul cambio. Ora bravo Franceschetti a interrompere l'azione, da parte Tommaso De Angelis ed è il primo gol da parte delle ali, anche se in contropiede perlomeno. Ha tirato da posizione di pivot ci siamo sbloccati con le ali. Sì, dall'altra parte Antic, Ladakis piega le mani di Fovio questa volta. Diciamo che era stata una buon anticipo da parte di Notarangelo che però non è riuscito a fermare i giocatori, che poi è riuscito a concludere battendo Vito Fovi. Sì, Tommaso De Angelis, Notarangelo, Alessandro De Angelis. Angiolini sembra tornato a ruolabile, infatti è in campo Tommaso De Angelis, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Jörstam, Angiolini, arresto in volo ancora Jörstam, Notarangelo, il suo classico movimento ormai a rugbistico a sì, sfondamento, anche se dobbiamo dire comunque è sempre bravo a non commettere sì, proprio fallo di sfondo perché entra nel barco, con la sua velocità riesce ad eludere la difesa avversaria. Altrate la Dakis, lascia Rotaru al limite dei passi, Antic, Rotaru schiaccia la conclusione debolissima, però tutto facile per Fabio. Angiolini placca Mangoni involontariamente. Jörstam, serve Tommaso De Angelis che riesce in qualche maniera a tenere il possesso palla ai limiti dell'invasione, palleggiando nell'area però non facendo invasione con i piedi. Jörstam, Notarangelo, Angiolini, Jörstam, braccio alzato del passivo, Notarangelo ancora, e c'è il 20-22, la Junior che nel quarto della finale è tornata a ridosso degli avversari. Sì, diciamo che la Junior quest'anno ha abituato il pubblico alle rincorse e agli ultimi, diciamo soprattutto agli ultimi 10 minuti, abbastanza di fuoco rispetto a quanto visto nei minuti precedenti. Speriamo. Intanto Mangoni forse cadendo precedentemente si è fatto male e c'è finalmente un nono uomo, il giovane Yasiri. Ora bravissimo Angiolini a intercettare la linea di passaggio agli avversari e si invola contro con le luori che è superato da Pippo Angiolini e la Junior è tornata ufficialmente in partita. Sì, almeno uno adesso, addirittura Antic abbiamo visto che si è rivolto verso la sua panchina chiedendo il time out. Vediamo adesso, comunque negli ultimi 5 minuti abbiamo visto un'ottima Junior veramente anche in difesa,
che con due contropiedi, un paio di conclusioni di Notarangelo, è riuscita a ridurre quasi del tutto il gap. Diamo appuntamento fra qualche secondo. C'è 7 minuti 23 secondi quelli trascorsi all'inizio del secondo tempo, quindi praticamente 12 minuti e 37 quelli che mancano al termine dell'incontro. Ricordiamo il ciclo è stato avanti anche di 6 lunghezze, ora è avanti di un gol, 22-21 il risultato. Mentre vediamo che Mengoni è rimasto in panchina, non è riuscito ancora. Sicuramente una perdita importante per sicuramente perché comunque sia in difesa primo si è comportato bene senza nessun particolare errore e in attacco si è rivelata un ottimo cecchino dall'ala. Sì, praticamente 100%, non è facile per un'ala avere queste, specialmente con Vito Fovio di fronte. Nota rullata a Santic, arriva come un treno Beric, esce con i tempi giusti e Jelko Beharivic riesce a mantenere alta la tensione in difesa non allentando la pressione sull'attacco cingolano. Ladakis, Antic, ancora Ladakis, prova a servire Rotaru ma c'è Tommaso De Angelis che poi serve ottimamente Franceschetti e c'è il pareggio dell'Acqua Spagnol Fasano, culmina una lunghissima rincorsa. Paolo, però, sì. Ora è il limite dei passi, c'è cioè il passaggio forse anche oltre. D'altra parte ora Notarangelo si becca i due minuti, però era veramente molto ai limiti questo intervento, anche diciamo che non ci potevano stare, era un mezzo a sfondo, un mezzo, perché era quando è caduto era di spalle praticamente. Sicuramente c'era il fallo, però sì. Esclusione di due minuti non penso che c'era. Comunque ovviamente non torneranno indietro i due arbitri, quindi inutile anche continuare con le proteste. Diciotto minuti e 20 secondi, quindi fino al ventesimo e oltre sarà con l'uomo in meno la Junior, con Notarangelo in meno tra l'altro, che negli ultimi minuti è stato veramente importante anche in attacco. La ruota lo lascia a Garroni e c'è ancora, si prosegue con il 100% a parte delle due A e si interrompe anche il momento negativo del cingoli. Tommaso De Angelis, Pippo Angiolini, Albi Jurstam, Davide Pugliese che rientra dopo tanti minuti in panchina anche del primo tempo. Angiolini fa tutto da solo, è ancora bravo Angiolini, e c'è forse anche un'esclusione temporanea, sì, per Garroni, anzi no, per Strappini sì, che era già fuori praticamente, quindi c'è da fare, è uscire per forza un uomo con le loro, quindi si ripristina la parità numerica. Anche se vediamo che con le ruoli si è già accomodato in panchina per lasciare spazio all'extra player. Sì, rientra Mangoni in posizione dalla destra e Cirilli va a prendere il posto del pivot, sì, del pivot Strappini, che è stato
messo fuori dalla coppia arbitrale. Radakis, anzi, bravissimo Angiolini, già prima era guardato così, ora però non riesce. E ora finalmente si interrompe questa lunghissima. Nel momento più importante, sì. Mangoni sbaglia questo tiro, che forse è stato quello con un'angolazione da quando è iniziata, sì, la partita. Ha bisogno dell'angolo strettissimo per sopra, ovviamente ampi meriti anche a Vito Fogo nella circostanza. Sì, sì, sicuramente. Ha mostrato, nonostante forse adesso... ti passano 25 anni due portieri tra di loro, dimostra la junior extra player. E c'è il vantaggio della junior sulla volante pugliese Jerstam. Forse il primo vantaggio dell'incontro, sì, junior. È un po' complicato ora per il singoli, no? Psicologicamente, dopo aver guidato per tutto il tempo, no? Essere stato tutta la partita in vantaggio, anche con largo vantaggio, ricordiamo, sì, anche di Sereti, sì. Adesso si ritrova a rincorrere. Radakis ora scambiano i protagonisti, due palla a Mangoni, vediamo se si rifà. Sì, l'angolo era più stretto, torna a segnare. Evidentemente non gli piacciono le cose facili, sì. Però veramente bravo questa sera Mangoni dall'ala. Sicuramente poi vedremo a fine gara, ma se non è più prolifico sarà uno dei più prolifici della partita. Sicuramente avrà fatto. E ora anche Tommaso De Angelis, questa è l'esperienza, risponde sulla testa del, sì, portiere. Sì, una bellissima conclusione di Alessandro, che, come abbiamo imparato a conoscere, un tema di timore riverenziale nei confronti degli avversari, no, anche data la sua giovane età. Sì, certamente il più piccolo tra i 14 in campo. Cirilli, c'è il time out, anzi forse c'è l'interruzione da parte del commissario, vediamo per quale motivo. Intanto il cronometro è fermo per sistemare il parquet, che è scivoloso qui proprio sotto la postazione. Si riparte dopo questa pausa. Che comica. Antic, Radakis, Rotaru. E c'è l'infrazione di passi, ottimamente fischiata. Tommaso De Angelis ora va solo contro Colleluori. La traversa, però dice no a Tommaso De Angelis. Era un'ottima occasione per il più 2, ora parte Antic, c'è un po' di spazio e trova la rete del pari. Tanto ogni volta i fischi dei due arbitri sono lunghissimi, fanno quasi prospettare, no? Un'infrazione. Un fischio dubbio. Sì, fanno sempre supporre quasi l'esclusione temporanea in arrivo dopo il gol per qualcosa. Perché si era avvicinato minacciosamente verso, sì, Filippo Angiolini, non abbiamo capito il perché. Invece era un semplice lungo fischio. È rimasto il fischietto in bocca. Jerstam riceve ora da Flavio Messina, scambiano in maniera un po' tutto il polso. C'è il time out anche chiamato da Francesco Ancona. Quasi pallavolistica questa linea di passaggio. Time out, nuova breve pausa per noi.
Si torna in campo a poco più di 7 minuti dal termine del match, 25 pari il punteggio, con Jörstam sul punto di battuta. Angiolini, Tommaso De Angelis, Angiolini, Jörstam, Notarangelo che è rientrato, Angiolini, Jörstam, Notarangelo, Jörstam, Angiolini, ha spazio, ma ancora una volta è statuario con le ruote a rimanere fermo in piedi. Non ha mai provato la Juve, la conclusione è effettata, una virgola, no? Che forse aiuterebbero quando il portiere è così avanzato e fermo. Ovviamente sì. Parliamo sempre da spettatori esterni, bisogna trovarsi al momento, no, della situazione. Ladakis, Antic, Ladakis, Rotaru, ora occasione per tornare avanti per il Cingoli. Antic, il palo dall'altra parte, poi da terra Franceschetti riesce a bloccare, palo di Ladakis, Angiolini ha spazio, serve Tommaso De Angelis che si prende tutto lo spazio. E forse bravissimo questa volta con una finta a vedere Andrea con le ruoli e veramente. Poi beffarlo sulla testa con un tiro comunque forte. Sì, diciamo ha capito un po' il che anche con le Lori si può battere, ovviamente giocando di testa. Ottimo con le Lori, ma ricordiamo anche l'età di Tommaso De Angelis, giovanissimo, e si spera che la collegiale non ce lo rubi la prossima stagione. Antic è pronto, Ladakis, ma c'è ovviamente il tempo fermo per asciugare il parquet, richiamato da Notarangelo l'intervento degli arbitri in precedenza. Non sembra voler tornare a ripristinarsi il parquet. Ora anche Garroni e Flo Messina sono sul punto di intervento, e quando mancano 5 minuti e 55 secondi al termine della sfida riparte il cronometro. Difesa importante per la Junior, attacco fondamentale per il Cingoli, che ricordiamo deve obbligatoriamente vincere per continuare a credere nella salvezza. Antic, Ladakis, c'è il fallo con la Junior che ha recuperato la sfera. Cirilli, serve Rotaru, cerca un varco, Ladakis, Antic, invasione di Cirilli ed è possesso palla a favore della Junior con Vito Fovio che rallenta l'azione anche per far alzare. Sì, dobbiamo gestire bene questo attacco perché segnare il più 2 a 5 minuti dalla fine, comunque abbiamo visto questa partita negli ultimi minuti specialmente è stato sempre punto a punto, quindi avere due gol di vantaggio sicuramente mette un po' di pressione in più poi sull'attacco del Cingoli. Jörstam, serve Notarangelo che però forza troppo, in bocca al tocco del muro della difesa, non ci è sembrato in questo caso. Sinceramente no, è stata una conclusione abbastanza alta di Notarangelo. Antic ha un po' di spazio antiasse, però non è preciso nel controllo di palla, poi riesce in un secondo momento a gestire la sfera. Ladakis, Antic, Rotaru, Antic, Ladakis, Cingoli che in questo secondo tempo ha trovato spazio praticamente solo dalle ali, fatta eccezione per un paio di conclusioni da lunghissima distanza, però ora è anche un po' di sfortuna con Fabio che era andato a coprire il secondo palo, la palla era centrale, non è stato reattivo e c'è il pareggio del Cingoli, 26 pari il punteggio. Beh, com'è l'andata vedremo un finale infuocato. Sì. Jörstam, Angiolini, Jörstam, Notarangelo, Angiolini che fa bene la fase di smarcamento, però si va a chiudere un po' troppo, poteva tirare solo lì questa volta, era abbastanza sì, diciamo che era una conclusione abbastanza obbligata.
La Dakis riporta avanti, mini break a favore del Cingoli con Angelini. Notarangelo, 7 metri e 2 minuti. È giustissimo, è stato tirato il braccio del giocatore fasanese. Giusto sia il rigore che l'esclusione per 2 minuti, che a questo punto della partita diciamo potrebbe pesare tanto. Sì, tra l'altro anche come sempre molto coraggioso Notarangelo a gettarsi lì in quel varco nel chino diciamo della difesa avversaria. Non conosce il significato della parola paura. Sì. Mentre entra Gentilozzi, anche lui ottimo portiere, che ovviamente purtroppo per lui è coperto, no, da Colleruoli, non è facile. Diciamo che... però Andrea Colleruoli stasera ha dimostrato, sì, comunque tutto il suo valore. Sì. Ora io restiamo contro Gentilozzi. Sembrava poter ripartire il gioco, non è così perché non è ancora asciutta l'area dei 6 metri. Jerstam contro Gentilozzi, non si fa condizionare Jerstam, va sulla testa di Gentilozzi. 27 pari nuovamente, quindi sui binari dell'equilibrio questo match, 3 minuti al termine. Sempre extra player per l'attacco del Cingoli. Antic, Radakis, ovviamente attacco lungo perché vogliono evitare di difendere in fretta numerica. Antic, Radakis, Fago Messina interrompe, la porta è libera e finisce in rete. Questa è una grande giocata del capitano, perché sì, ha capito, è stato bravissimo a rubare il pallone e poi a concludere a rete. E poi lucidamente a porta vuota ha riportato avanti i suoi in un momento veramente molto particolare. Diciamo che adesso i Cingoli comunque ha più o meno ancora un minuto e mezzo di inferiorità numerica e un gol da recuperare. Speriamo che lo scirocco non ci impedisca di violare il coprifuoco con questo parquet sempre umido, nonostante sia stato spostato alle 23, però di questo passo non sappiamo. Negli ultimi 10 minuti lì possiamo fare oltre, vabbè, siamo giustificati. Rotaru, Radakis, Antic, Radakis, Rotaru, sempre extra player, porta a sgombra, attacco a pieno organico per il Cingoli. Antic, Radakis, Rotaru, Garroni, arriva Rotaru, Radakis ha un po' di spazio, il palo e poi la deviazione, la bendata aiuta ancora il Cingoli. Sì, abbiamo detto in precedenza, se dovessimo fare una conto, una statistica sulle traiettorie post Lindy, sicuramente favorevole alla formazione ospite, che però è qui a giocarsi la salvezza. Ricordiamo, Notarangelo ha un po' di spazio e trova nuovamente il punto del vantaggio. C'è da asciugare nuovamente il parquet. Ancora una difesa fondamentale per la Junior. Riparte il cronometro, un minuto e mezzo, anche meno, al termine dell'in-match. Più uno Junior, ma attacco a favore del Cingoli, che ora torna in parità numerica con Rotaru, che entra in campo. Ovviamente era Cirilli quello che era stato escluso, ma ora c'è il palla persa in attacco per un blocco irregolare.
di... diciamo che la palla era stata recuperata, è stato dato il vantaggio, diciamo è stato meglio data l'azione di contropiede che si sì. stava sviluppando, però abbiamo un minuto scarso, 50 secondi adesso per amministrare quest'ultimo attacco e per cercare di non regalare pallone. Infatti mister ancora chiama time out per organizzare al meglio quest'ultimo attacco e cercare di arrivare al gol. Qualche secondo di pausa anche per lui. Siamo pronti a vivere questi ultimi 46 secondi di gara. Attacco importantissimo per la Questa Pone Junior Fasano, che si gioca praticamente le chance importanti di vittoria in questo attacco. Diciamo che sì. Un gol con questo attacco concluderebbe definitivamente l'incontro. Riparte il cronometro. Hirstam, Angiolini, Notarangelo, Hirstam, Notarangelo, braccio alzato del passivo, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, entra lui, parata di Collelori, ora 19 secondi per l'ultimo attacco del singolo, c'è il time out chiamato a sua volta da Palazzi. Non l'ha giocato bene questo attacco la Junior qua. La Junior forse ha forzato un po', anche se ci poteva stare un fallo. Ora mancano pochi secondi al termine dell'incontro e forse mister Palazzi poteva lasciar correre la sua squadra, visto che si sta sviluppando un'azione di seconda fase abbastanza importante. Sì, tra l'altro con Angiolini rimasto fermo in attacco, quindi sarebbe stata anche in superiorità numerica. In questo caso la premura del tecnico pur di dire qualcosa in questi momenti, diciamo, l'ha chiamato prima ancora di capire quello che stava, di leggere quello che accadesse. Sì, sicuramente in campo. Aveva già il cartellino caldo, sì, in mano. Vabbè, è anche normale in queste fasi, no? Essere pronti a richiamare. Adesso bisogna solamente difendere senza lasciare niente al campo. Secondi per il singoli per cercare il gol al pari, che sarebbe sicuramente meritato. Sì, parte sì meritato, però, forse diciamo, lo vivrebbero anche con un po' di recriminazione, perché sì, fino a 20 minuti alla fine vinceva di 6 il singoli, poi sì, c'è stata l'ottima rimonta che adesso deve difendere questa ultima rete di vantaggio. 10 secondi, Antic. Una difesa abbastanza alta della Junior cercando di... E Fabio dice che la Junior vince anche questa. E il singoli probabilmente è costretto a salutare la massima serie. Tutti abbracciano Vito Fabio. Una vittoria sicuramente anni del gruppo questa, perché in difficoltà dopo le fatiche dei viaggi, dalle trasferte, hanno messo la testa giù. Guarda, io al inviterei a guardare tempo anche Collelori che è a terra in lacrime, perché Collelori è assolutamente il migliore in campo. Sì, però sicuramente, la parata della serata è di Vito Fabio. È un po' è la sua esperienza nell'ultima azione si è fatta valere. Grazie mille a Paolo De Santis per avermi accompagnato in questa cronaca. Noi ci risentiamo per le prossime due gare, che sono quelle di Conversano mercoledì e di Fondi, che chiuderanno il campionato casalingo della Junior. Grazie Paolo. Niente, e un saluto al carissimo Vito Lamberti, che ovviamente mi unisco ai saluti da parte di Paolo De Santis. E qua applausi a scena aperta da parte dei detti lavori, perché
la Junior ha fatto una stagione meravigliosa, dobbiamo dirlo ancora una volta. Il Cingoli è costretto a salutare la massima serie. È un po' questa gara, è un po' lo specchio della stagione del Cingoli, con tante gare giocate fino alla fine alla pari con avversari anche di caratura superiore, poi tante partite perse all'ultimo respiro. E purtroppo la Serie A a questo è complicata anche per questo. E quindi ci resta da applaudire ancora una volta la Junior e da registrare lo scoramento della formazione marchigiana. Appuntamento a mercoledì per il derby contro i campioni Italia del Conversano, ore 20, sempre in diretta su Eleven Sports qui dalla palestra Zizzi. Una cordiale buona serata a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie mille.